È andato. Io sono cotto. Buongiorno amici, finalmente un video di corsa. Oggi andiamo ad incontrare un amico, uno youtuber spagnolo che si chiama BeFinisher. Lo avete già visto su questo canale l'anno scorso un po' di volte. Andrò ad aiutarlo a fare un test. Documentiamo il tutto per vedere come funziona questo test, se è utile, e poi aveva bisogno di una mano, insomma, per spingere un po' e vedere il suo stato di forma. Anche lui correrà a Valencia. Abbiamo iniziato la preparazione praticamente nello stesso periodo. Lui farà questo test per vedere come sta all'inizio della preparazione. Andiamo. BeFinisher ci mostra come funziona il fitness test di Coros. È molto simile a quello di Garmin, a quello che utilizzo anch'io. È un test che praticamente ti dovrebbe rilevare la tua soglia anaerobica, i tuoi battiti massimi, insomma tutte le informazioni necessarie per poi impostare i ritmi della preparazione verso la maratona. Sono 16 settimane da qua verso la maratona di Valencia. Io ovviamente ho già iniziato con 2 settimane di lenti, pochina qualità a dire il vero, quindi questo oggi sarà il vero lavoro, uno dei primi lavori di questa preparazione. Un gran caldo, 29 gradi, umidità altissima, quindi oggi sarà durissima mantenere le pulsazioni basse e soprattutto riuscire a portare a termine questo test, perché sono 5 minuti di riscaldamento, 25 minuti di corsa a ritmo costante a circa 4,10 al chilometro, poi 3 minuti senza riposo, 3 minuti a 3,50, 3,55 e poi altri 3 minuti dove si dovrebbe provare a correre intorno ai 3,20. Vediamo come va. Muy buenos días, titanes. Pues nada, ya estamos aquí. Vamos a por el cuarto día de entrenamiento. Iniziamo con 5 minuti di riscaldamento per il test Coros. Piano piano, ma fa già caldo, quindi. E... dos minutos. Para empezar. Ah, tra 2 minuti dobbiamo già iniziare a tirare qua. Dio mio, che me l'ha fatto fare. Se pone la liebre a lavorare. Iniziamo il primo blocco da 25 minuti e andiamo. Il primo blocco è andato abbastanza bene, anche se il sole è molto alto, il caldo e l'umidità si sono fatti sentire praticamente sin da subito. Ho iniziato a sudare dopo appena 3 minuti. Si suda, si suda. Ultimi 3 minuti di questo blocco e poi inizia l'inferno. Inizia il blocco da 3 minuti più forte. Finito il primo blocco, si parte subito per il secondo blocco da 3 minuti, tutto filato. E lì ho dovuto alzare un pochettino il ritmo, perché l'idea era che io aiutassi BeFinisher nel suo test. Sono stato davanti, ho provato a tirare per un po', ma sinceramente già nel secondo blocco ero in difficoltà. Ultimo blocco. È andato, io sono cotto. Oh, c'è lui.
fregamento, Simone. Bravo. Passati 3 minuti e si parte per l'ultimo blocco, di nuovo ovviamente senza recupero, senza nulla, quindi una progressione continua. E questo terzo blocco, l'idea era di correre circa 3.20, 3.30, giù di lì, insomma, dove si riusciva. Comunque direi Z4, che poi alla fine per me è diventata subito una Z5, ho subito raggiunto il mio massimale, o comunque vicino al mio massimale cardiaco, ed è stata dura. È stata davvero dura, perché già al primo minuto ero cotto, sensazioni addirittura di nausea, e lì ho capito che dovevo purtroppo rallentare e far passare B finisher, perché altrimenti avrei rovinato il suo test. Quindi ho rallentato e ho finito come potevo, e le sensazioni comunque pessime, perché le gambe proprio non giravano e sinceramente la fatica si è fatta sentire. Devo dire che sono abbastanza sorpreso da quanto male è andato questo test, perché ho fatto comunque un lavoro di qualità settimana scorsa e sono riuscito a fare comunque una ripetuta sui 3000, un'altra ripetuta sui 2000 e giravo a 3.30 senza patire la stessa fatica. Oggi veramente non riuscivo a tenere il ritmo, e però per fortuna B finisher ha fatto un ottimo risultato, ha portato a termine il suo test, le sue soglie si sono aggiornate correttamente, quindi ora il suo Coros riuscirà ad avere tutti i dati a disposizione per continuare la preparazione per queste 16 settimane verso Valencia. Per quanto mi riguarda, prenderò ovviamente questo mio test con le pinze, perché sicuramente oggi non era in giornata, non penso di essere così indietro nella forma, però sicuramente non sono dove vorrei essere, anche perché ovviamente sono stato fermo per un po' e l'infortunio sicuramente mi ha fatto peggiorare parecchio la condizione. Ma va bene così, da qua si parte. Vi faccio vedere ora in sovraimpressione il risultato del test con tutti i ritmi qua, così potete vedere, e prendiamo però questo test come un punto di partenza per andare a costruire il sogno di correre la maratona di Valencia intorno alle 2 ore e 38, 2 ore e 36, c'è tantissimo lavoro da fare, lo so, forse un po' utopistico, però io ci credo. Amici, andremo a documentare tutta la preparazione della mia maratona verso Valencia. Sono contento di avervi qua, spero che vi piacciono questi contenuti. Fatemi sapere se volete vedere tutti i lavori specifici, eccetera. Mettete qua sotto i vostri commenti, fatemi sapere cosa ne pensate. Soprattutto mettete un like a questo video e mi raccomando, andate a seguire B finisher, anche se il suo canale YouTube è in spagnolo, ci sono dei contenuti estremamente interessanti. E poi dai, lo spagnolo si capisce. Ricordatevi dell'Academy che abbiamo appena lanciato, esco a correre.academy per tabelle su misura, coaching e tutte queste cose bellissime, nutrizione sportiva, e poi stanno per uscire altre cose, e ci vediamo alla prossima. Correte e fate l'amore. Ciao belli!